che vi serve per potervi tutelare da un punto di vista sia giuridico. Si sente. Allora, si sente? Sì. A posto. Allora, dicevo, nella precedente manifestazione di sabato scorso avevo detto che vi portavo i documenti e ho mantenuto le promesse. Allora, la prima cosa che vi dico è, questo qui è una violenza psicologica che stanno facendo a tutti. Dovete cercare di rimanere innanzitutto calmi. Io faccio sempre un'analogia. Se il mare è mosso non riusciamo a vedere il fondo. Se la mente è agitata non riusciamo a trovare le soluzioni. Le soluzioni ve le do adesso, ci saranno tutte quelle che sono i documenti per tutelarmi sia sotto il punto di vista giuridico, mascherine, tamponi, green pass, adesso vi spiegherò tutto. Allora, prima di iniziare io volevo fare un appunto per quanto riguarda la stampa. Perché praticamente la scorsa manifestazione è uscito fuori un articolo dove praticamente dicevano che noi avevamo attaccato la stampa e dicevamo che come sempre vendete menzogne. Questo qui era l'articolo. Allora praticamente su questo annuncio qui, su questo articolo qui, scusate, avevano detto che noi eravamo circa un centinaio in piazza Cermenati, l'ho segnato qui con l'evidenziatore. Poi se andiamo avanti, anche sull'Eco Today hanno scritto circa 100 persone. Eravamo in 20. Sì, e anche sull'Eco Notizie. Invece poi sempre l'Eco Today in un altro articolo dice che siamo 250. Ma se prendiamo la provincia diventiamo 300. Allora questi signori qui che dicono che noi diciamo menzogne, che li accusiamo di diffondere menzogne, secondo voi questo qui è un modo giusto di fare informazione? No! Quando ci vogliono sminuire siamo in 100. Quando poi ci vogliono accusare siamo in 250, poi scrivono che siamo in 300. Questi signori qua sono dei menzogneri, ma non solo su questo giornale, su tutti i giornali italiani. Bravo! Poi c'era stato praticamente che avevano detto che noi dovevamo fare la manifestazione in piazza Mazzini. Io non so per quale motivo è stato fatto questo articolo, però come vedete siamo qui in piazza Cermenati, quindi anche questa è stata un'altra notizia riportata dalla stampa che come al solito buttano notizie perché sono dei ciarlatani. Andato personalmente al giornale, alla provincia, ho parlato con il giornalista che aveva fatto l'articolo in cui diceva che ci saremmo trovati in piazza Mazzini, mi ha detto una collega mi ha detto piazza Mazzini, era giovedì, allora domani correggiamo, domani e dopo faccio un altro articolo, correggiamo. Avete visto sulla provincia l'articolo ieri, oggi? Niente, silenzio assoluto. Quindi a questi signori qui, oltre che essere dei menzogneri, dovete prendere e regalargli un telefono e una calcolatrice perché non sanno neanche contare. Non avrei mai immaginato di fargli la valletta a Edo, comunque andiamo avanti. Allora, ultimo articolo e poi la chiudiamo qui con la stampa, questo qui è addirittura ancora più vergognoso. E praticamente è uscito ieri questo articolo qui, intitolato Manifestazione Novax. Allora, innanzitutto precisiamo una cosa, noi non siamo Novax
perché non vogliamo etichette, non facciamo come furioni. Allora non facciamo come Burioni che etichetta le persone e le discrimina dicendo siete sorci. Noi non siamo Novax, noi siamo semplicemente Free Vax, liberi di scegliere quello che le persone desiderano. Allora veniamo al punto. Questo articolo che vi faccio vedere, che è intitolato Manifestazione Novax e No Green Pass sotto casa del sindaco, solidarietà al collega da Gattinoni, questo articolo qui praticamente è fuorviante e hanno manipolato, perché praticamente si riferisce a una manifestazione che è stata fatta a Pesaro davanti alla casa del sindaco, ma questo è riportato su Lecco e c'è la foto di Lecco. Le persone che vedono questo articolo pensano che è avvenuto a Lecco e ci etichettano come delle persone irresponsabili che vanno a fare casino sotto alla casa del sindaco. Non eravamo noi! Allora passiamo avanti alle mascherine. Allora le mascherine all'aperto non sono mai state obbligatorie e se volendo neanche al chiuso, perché ci sarebbe tutto un bel contraddittorio da dire. Allora questo qui è l'articolo, lo trovate su Oggi Notizie. Allora c'è da dire anche un'altra cosa, tutti questi documenti che sto facendo vedere, poi tra l'altro che dopo parleremo di Green Pass e tutto il resto. Allora, nessuno si deve sentire in qualche modo preso in causa, nemmeno le persone che adesso hanno la mascherina su, siano tutti tranquilli, qui accettiamo tutti, solo andiamo a vedere le cose legali per chi magari non la vuole portare, tutto qua. Bravo! Allora, tutti questi documenti che sto facendo vedere, poi c'è stata un'idea di creare un sito dove ogni documento verrà intitolato, dove ogni persona potrà scaricarselo e utilizzarlo o visionarlo, anche per una difesa di chi è ricattato al lavoro, di chi vuole, viene obbligato al vaccino e quant'altro, e anche per i documenti del Green Pass. Adesso stiamo valutando come fare per poter creare questo sito. Torniamo al discorso. Allora, su Oggi Notizie, io vi cito la fonte perché deve essere per legge citata ai sensi della legge degli articoli. Allora, chi ti obbliga a portare la maschera commette un reato ed è denunciabile. Reso, io ve lo leggo così com'è, reso dedotto che l'articolo 78 della Costituzione non può essere sospeso in nessun caso di emergenza sanitaria, ma solo in caso di guerra. Non esiste a tutt'oggi una legge che impone l'uso delle mascherine e neppure potrebbe mai esistere se non violando gli articoli di legge. Chiunque obbliga una persona a coprirsi il volto commette il reato. Allora, chiunque, io ve lo leggo, chiunque inciti ad indossare la mascherina rischia una denuncia per istigazione a delinquere, articoli 414 codice di procedura penale, 658 truffa aggravata, abuso di autorità articolo 640, 608 violenza privata, 610 violazione della Costituzione italiana, articolo 1, 2, 4, 10, 13, 16, 32, 41, 54 e 78 violazione del trattato di Oviedo, articolo 5 violazione dei diritti umani, articolo 3. Queste sono le cose che stanno facendo su di voi. Un'altra precisazione.
adesso un nostro amico che ci protegge, poliziotto, tuttore dell'ordine, la multa gliela dà a quel signore lì perché copre il volto? O gliela dà a quel signore là perché non c'ha la mascherina? E com'è che fa, poverino, anche lui? Ma dai, sti ragazzi, anche loro messi lì a fare cose che, vabbè, mi fermo qua. Allora, ultima precisazione sulle mascherine, ci dà un aiuto lo studio Cataldi, questa è la fonte, ci dice girare a volto coperto è reato. Allora abbiamo, io ho tirato giù direttamente la legge che era stata fatta nel 1975, la legge 152, che dice è vietato comparire mascherato in luogo pubblico, c'è ancora da lire 100 a lire 1000, ancora espresso in lire. Poi è stata fatta la modifica in euro e si è trasformata da 1000 a 2000. Vabbè, questo ve lo dico a voce, tanto non ho bisogno neanche del foglio. Poi c'è anche l'articolo 85 del TULPS, che è il testo unico legge per la sicurezza, che dice che per questioni di sicurezza non si può andare in manifestazione e non si può andare a volto coperto sulle piazze. Allora adesso parto direttamente con la documentazione, tutti i documenti che io vi do, io sto girando avanti e indietro per l'Italia, mi sto facendo l'Italia come un elettrocardiogramma da Ancona a Firenze, da Roma a Brescia, dappertutto. Questo è un servizio sociale che io vi do a titolo gratuito, non voglio nulla. Tutti i viaggi che faccio, la benzina la pago da solo, l'autostrada la pago da solo e anche l'albergo per dormire lo pago da solo, quindi non voglio nulla. Grazie. Allora il portafoglio vuoto allora. Il portafoglio è già da perduto. È giusto, eh? Io ti tutti i portafogli. Fantastico. Allora andiamo avanti. Allora questo qui è un plico che io ho creato e ho provato sulla mia pelle. Quando era partita tutta questa storia 18 mesi fa, ho sentito in televisione che dicevano quella violenza psicologica, lavatevi le mani, siete agli arresti domiciliari. A casa ci potete rimanere solo ed esclusivamente se avete un provvedimento disciplinare emesso da un giudice. Non si può fare che tutta l'Italia, tutta l'intera nazione stia a casa. Bravo! Allora, la prima cosa che io ho stampato, perché io me ne sono sempre infischiato di divieti e di lockdown, sono sempre andato in giro, anche in zona rossa, ho girato tutta Italia in piena zona rossa e venivo continuamente fermato. Allora, prima cosa che io ho fatto è stato stampare il principio di legalità, legge 689 del 1981, perché il DPCM e tutti i DPCM sono degli atti amministrativi di rango secondario e non possono mai sovrastare una legge nazionale. La legge 689 del 1981 dice praticamente che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Mi hanno fermato tantissime volte, ma io ho preso zero multe, zero. Successivamente, in data 12 agosto 2020, la UPLI, Unione Polizia Locale Italiana, ha comunicato a tutti i comandi, quanto vi leggo, spiega lo stato di emergenza che non è applicabile all'ambito sanitario ed è seguita da una sentenza. Dice, per questo motivo tutte le multe elevate per motivi legati all'epidemia di virus in Italia
Salute. Poi ovviamente hanno fatto delle multe che sono state tutte annullate. Se prendete delle multe, se a ottobre ci sarà nuovamente il lockdown, avrete questi documenti. Le multe non pagatele mai, non pagate le multe, perché verranno annullate tutte, sono già state annullate, perché sono tutte multe illegittime e illegali. Una multa che era stata data durante il coprifuoco, e anche questa, giudice di Camerino in provincia di Macerata, regione Marche, è stata annullata anche questa. Poi i DPCM sapete che sono stati annullati tutti, ci sono tutte le sentenze, non c'è bisogno che ve lo leggo, che vi spieghi degli articoli che già si sa. Passiamo direttamente a quella che è la parte importante. Allora, l'autocertificazione. Allora, l'autocertificazione, c'è stato il giudice Dario De Luca di Reggio Emilia che ha detto che praticamente le autocertificazioni non bisogna compilarle. Le autocertificazioni servono soltanto se andate in comune a richiedere dei documenti. Non avete bisogno di un'autocertificazione per spostarvi da un posto all'altro nell'Italia. Ci sono gli articoli della Costituzione che prevedono che le persone sono libere, e ci sono anche la Carta dei diritti umani. Allora, poi c'è, per quanto riguarda l'autocertificazione, si è espresso il giudice, e c'è qui il foglio che scrive l'autocertificazione è solo carta straccia, pertanto è illegittimo il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, il cittadino non si deve più giustificare, se lo fa inutilmente, ergo nessun reato. Allora, io ero stato fermato, c'è la forza dell'ordine un po' più brava e quella un po' più severa. Certe volte mi hanno fermato e mi hanno tenuto lì 2 ore. Io una cosa che dico sempre e che dico a voi è: se vi fermano, uno, non firmate le multe, due, fate vedere questo plico e dite, dovete scrivere, se dovete scritto il trasgressore dichiara multa illegale e legittima come da plico esibito e letto agli agenti verbalizzanti. Se vi fanno la multa, depositate una denuncia e lo scrivete, depositerò denuncia alla Procura della Repubblica. Ogni Procura della Repubblica ha un ufficio che si chiama Ufficio Ricezione Primi Atti, dove non avete bisogno di essere seguiti da un avvocato. Descrivete quello che è accaduto, allegate la multa e presentate in Procura della Repubblica gratuitamente. Vi fate rilasciare una copia del deposito, costa circa da 3 euro a 7 euro in base alle procure italiane. Ecco, sono arrivati ancora gli amici da Chiavenna, un applauso a Simonetta e compagnia. Ecco, Simonetta, quando la autocertificazione chiedeva a lui l'autocertificazione per lo sport, se ci sai dire qualcosa. Per lo sport mi devo informare, però vi farò sapere settimana prossima. Se venite anche sabato, questo è importante. Lo chiediamo.
Allora raga, avete visto che Edo approfondisce, vi può aiutare, a quanto ho capito si mette a disposizione qua intorno per parlare con voi, poi se necessario, se volete sentirlo ancora, parlerà ancora, perché lui ha veramente tante cose da dire, è molto informato, molto preparato. Io ho una domanda, lui deve essere adesso che abbiamo il decreto legge, le conseguenze di sofferenza del decreto legge, per esempio, per che cosa? Per il Green Pass? Esatto, ve lo volevo spiegare, e questa è la cosa che piove, voglio spiegare anche questo.